La comunità cristiana di Lasi ha vissuto domenica 15 settembre uno dei momenti più toccanti, con l'ordinazione diaconale di Marco Vezzari, un giovane del seminario vescovile di Verona. La celebrazione in una chiesa gremitissima di fedeli e amici è stata presieduta dal vescovo di Verona, Giuseppe Zenti, con la partecipazione di sacerdoti e diaconi venuti da diverse parti per essere vicini con la preghiera e l'affetto all'ordinando. Il vescovo, durante l'omelia, rivolgendosi all'eletto, ha detto: lui come diacono avrà soprattutto l'attenzione rivolta all'annuncio della parola di Dio, lui lo sa bene, penso che abbiate fatto anche qualche catechesi a questo riguardo. Poi servire l'altare, e proprio perché resti innamorato della parola di Dio che trasmette, poiché serve l'altare dal diacono, non del periclito, dal diacono, non può che essere attento anche alla carità. In generale i diaconi dovrebbero presiedere la caritas zonale, questo è il loro compito principale. È quindi iniziata la liturgia dell'ordinazione, durante la quale il candidato ha risposto alle interrogazioni del vescovo. Vuoi essere consacrato al ministero della Chiesa per mezzo dell'imposizione delle mie mani con il dono dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Sono seguite le litanie dei santi, mentre l'eletto stava prostrato a terra in segno di profonda sottomissione a Cristo nel servizio ai fratelli. Poi c'è stato il rito di ordinazione con l'imposizione delle mani da parte del vescovo e la preghiera di ordinazione. Per mezzo del Verbo, tuo Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, tua potenza e sapienza compi nel tempo, eterno disegno del tuo amore. Con i riti esplicativi al novello diacono è stata imposta la stola diaconale e, rivestito della dalmatica, ha ricevuto dal vescovo il libro dei Vangeli e l'abbraccio di pace.